Ci trasferimmo qui all'inizio degli anni 90, quando Roger non poté più trovare lavoro in città. Abbiamo fatto il nostro e poi niente più. Siamo stati dimenticati, abbandonati. Combattiamo contro un'industria ingiusta. La maggior parte semplicemente lavora con quel che può. Alcuni mi chiedono, come fai ad avere una relazione con un coniglio? Beh, ovviamente per le finanze. Non c'erano altri motivi per sposarlo. Solo soldi. E poi si è mangiato tutti i suoi risparmi nel gioco d'azzardo. E non fa neanche niente. Sta solo seduto su quel culo grasso che ha. Deve lavorare quel pigro bastardo. Trovarsi un lavoro. E io non posso perché ho le emorroidi. E se non si trova presto un lavoro, lo riporto al negozio per animali. Avete presente Attrazione Fatale? Vi ricordate cosa è successo al coniglio di quel film? Non fa mai un cazzo in casa. E io non posso pulire a causa della schiena. Non è facile. Ho avuto difficoltà dopo la mia recente terapia per il rimpianto degli ormoni. Alcuni dicono che siamo obsoleti, passati di moda, ma per favore. Non sono l'unica, siamo tutti accomunati, no? La maggior parte di loro è dovuta passare lavori manuali quando il lavoro del cartone è finito. Così fa la vita, no? È una sfida dura stare al passo. Goditela finché puoi, non dura in eterno. Signora Pattinson, le può interessare una delle nostre palizze per la copertura domestica? Pronto? Troia, ha riattaccato. Ha bisogno della busta? Sono 12.50. Ecco il resto. Prendo sempre una birretta con Mumra il giovedì. C'è da pulire. La gente sparla male di lui, ma mi tiene da parte i dolci economici, quindi per me è un tipo a posto. Oh, oh, eccolo lì, forza dai, ti sfido. Ci sei cascato, povero imbecille! Oh, a chi spacchia si, bestia? Ma pensaste a me che ne fa un mega c'aveva? Cavolo, sei in forma! Grazie. C'è chi dà lasagne da mangiare. Povero bastardo. Oh, va bene, va bene. Che c'è? Ovviamente sarebbe finita così. Mi raccomando, stai fermo, eh? E chi si muove? Alcuni di noi stanno bene. Vorrei essere io un design di lingerie di successo. Senti, i kiwi fanno ingrassare? Ne ho mangiati parecchi di kiwi negli anni Ottanta. Ah, che bei tempi. Andare in giro coperto con poco, sguainando la mia spada contro altri uomini, anche loro poco vestiti. Vuoi che ti spalmi un po' di crema? Non vedo perché no. Qualcuno mi porti via da lei. Posso pagare? Vado al bingo il venerdì. È la mia salvezza. Quella è nostra figlia. Mi dimentico che esiste il più delle volte. Basta che non è nel frigorifero e sono contenta. Guardalo. Lo so che cambia canale quando non sono nella stanza. Arriva anche Lichsteiner dalla linea di fondo. Vediamo se riesce a mettere il pallone in mezzo. Lo fa bene. È l'unica volta che lascia quella maledetta poltrona. Sento come Barbie. Vi prego, uccidetemi. Aspettate, ragazzi, scusate. Non so che dire, non c'è più trasporto. Penso di lasciarlo, il pigro bastardo. Non usciamo mai. Che gli costa trattarmi come una donna vera a volte? Una cena fuori, a lume di candela, bastardo sfilorcio. Non so perché mi struggo tanto, davvero non lo so. Pensavo di tornare a fare la ballerina. Roger? Certo, erano i tempi d'oro. Io adoro gli anni Ottanta. Era tutto più bello prima. Ai tempi ero qualcuno. E ora... non sono nessuno. Così va la vita, no? E Roger? Non saprei. Non lo vedo da un po'. Forse se n'è andato via. Non pensavo l'avrei mai detto, ma mi manca.
Sono sola adesso. Ognuno ha i suoi metodi per andare avanti. Il mio è il pollo fritto. Non apprezzi mai le cose che hai finché non li perdi. Dei cartoni animati che vorrà interpretare, qual è? O assomigliare? The next cartoon here is gonna be Pixie Fox. Pixie Fox. Ah, è il prossimo personaggio. Senti, Tito Stabez!